Chimichanga amici e benvenuti in questo nuovo video del vostro differente player. No, dico, ma le milanisti sono anche oggi perché forse Donnarumma se ne va. Ma voi avete visto c'è Badoni? Cioè, i milanisti stanno piangendo per un portiere che forse se ne va, che è totalmente in ritardo su almeno due gol che ha fatto la Spagna. Pensa, che ne so, alla Chiaraggio con il suo profilo social, che deve essere stato un russo. Già me lo vedo il famigerato anche il russo che fa madre Rosio, ma che retto profilo di Donnarumma, questo sì che mi daranno Torianski, ma va piacere, ma va fanculo. Se deve essere quello il portiere e capitano del Milan, è meglio che cambia la strada, però. È pure vero che il Milan ha sempre avuto dei portieri di merda. E io Donnarumma, la verità, lo facevo più forte, ma la prestazione di oggi, scandalosa, bro. E non è che dico che è stato solamente lui, perché pur Gagliardino ci vuole essere dato un tuzzo mocca da città. Ma a colpo di testa proprio a centrarlo qua, perché dico io, pezzo di scemo, per non dire altro, sono un po' s'offende, ed è pure della squadra mia, li mortacci tua, sei già munito, stai arrancando come delle bestie perché gli spagnoli under 21 corrono come se c'hanno dei motorini sotto le scarpe, e te che fai? Razzoli da destra e sinistra, la main, qualunque cosa, la gamba, quando vuole, sapendo che si già munito. Che cazzo pretendevi? Che l'arbitro ti stringeva la mano e dice bravo, bel colpo, però l'hai preso direttamente sullo stinco. Ma come direbbe Lino Banchi? La chepa, infatti vuol dire la Spagna, si chiamava appunto chepa. Cioè, ma come si fa? Ma come si fa? Ci dovevo fare due video, uno su Donnarumma e l'altro sull'Italia. Quello di Donnarumma era scherzoso, perché appunto moglie, il problema nazionale sembra essere che hanno hackerato il profilo di Donnarumma. Ma invece, quando non mi sta pensando proprio, non mi sta pensando proprio, perché quello ora sta al Milan, non se ne va, sembra terrisa, va picchiata, la paparula, come si dice, te la parte da me. I soldi, ma visto considerato che comunque poi non ho avuto tempo di fare i video su Donnarumma, e c'è stata la partita dell'Italia dove Donnarumma ha fatto una partita di merda, una partita di merda, così di merda che non lo riesco nemmeno a dire, allora ho pensato di unire le due cose, tanto merda numero uno, merda numero due, unite insieme fanno un bel sandwich di merda. Oh signore benedetto, io non so veramente che altro dire. Speriamo che adesso tutta l'Italia la smetterà di parlare sempre del famoso caso di Donnarumma, perché tanto mo ha detto che deve decidere dopo l'europeo, l'europeo ha pernuto perché siamo stati buttati a calci nel culo. Adesso non è stato Raiola a dire fatemi eliminare, perché a me ci leviamo il pensiero. Si scherza ovviamente, ma papiace, ma ci siate Truvan, ma veramente, ma vabbè, va, bocca taci, perché sennò poi mi bannano. Vai Donnarumma, vai, hai fatto, sei un grandissimo campione, hai fatto i busta catine, hai fatto. Vabbè signori, è stato come sempre un piacere intrattenervi e stare con voi, arrivederci al prossimo video, e mi raccomando, nella gioia e nel dolore all'Inter eterno amore, forza Azzurri, forza Donnarumma, forza la Corn Catrice! Un saluto e un abbraccio dal vostro different player, Chimichanga amici!
Ah, e mi raccomando, mo mi stavo a scordare. Iscriviti, pizza del carnuto. E tu già feci, vieni nel canale, vedi il video e non clicchi mi piace o non ti iscrivi. Ti spezzo la noce del capocollo e te la metto a tracolla. Iscriviti.